Jenny, devi mettere a posto queste scatole, non vedi quanto casino c'è? E poi devi finire di fare i piatti. Muoviti, signorina. Io me ne andrò fuori, quando torno deve essere tutto splendente. Ah, e mi raccomando, non giocare. Ok, mamma, non ti preoccupare, me ne sto occupando subito. Guarda, la porto subito qui. Allora, questo è da mettere a posto qui, perfetto. Mamma, sei già uscita? Rocky è già andato via. Oh, sì! Dai, una partitina, è da stamattina che sono tornata a scuola e non ho fatto in tempo a fare nulla, nemmeno una partita a rilassarmi un po'. Sono sicura che non succederà nulla, tanto lei è fuori. Mi faccio giusto una partita, 15 minuti e poi metto tutto a posto. Ma dov'è? Ah, giusto. Ho dimenticato la mia borsa. Oh, cavolo, questo nuovo Mario è assurdo. Mamma? Ti ho vista! Sai, stavo solo giocando 2 minuti, volevo rilassarmi un secondo. Cos'è tutta quella spazzatura? Ne ho messo a posto solo una, le altre due fra poco, ti giuro, fammi solo finire questa cosa. Ehi, piatti, è tutto sporco! Ti avevo detto niente, videogiochi! No! Mamma, aspetta, ti prego, dai, ridammela, ti prego. La userò solo quando ho finito tutto, te lo giuro, 10 minuti. Sei in punizione. Per una settimana te la scordi, ora vai a pulire. Va bene, mamma, va bene. Ah, non posso fare niente nella mia vita. Ho 10 in tutte le cavolo di materie. E adesso non posso nemmeno permettermi di stare un po' libera con me stessa. Veramente è terribile vivere così. Non ne posso più. Ragazzi, devo trovare un altro modo di vivere. Non ce la faccio più con mia madre così. Ma poi perché devo pulire così tanto? Veramente, già intanto viviamo qua solo io e lei. Oh, hanno suonato. Jenny, vai ad aprire. Ma tanto ho già visto che... Nico, ciao, bell'outfit che ti sei fatto. Tutto ok? Grazie, sì, tutto ok. Mi stavo solo chiedendo se ti andasse di uscire un po'. Io e gli altri stiamo andando al cinema. Lo sai, mi piacerebbe, ma mia madre non mi lascerà mai andare fuori. Sai com'è fatta. Odia che faccia tutt'altro a parte che pulire e studiare. Beh, ma viene anche lui, lo sai? Il ragazzo a cui sbavi sempre dietro. Non ci credo, c'è Joseph della scuola. Esatto, che fai? Te lo perdi? Ah, come se potessi fare altro. Non è colpa mia se mia madre veramente non mi fa fare nulla. Cioè, dovrei scappare da lei, dovrei trovare un modo di... non lo so. Ho un piano, senti qua. Chiederò io a tua madre se puoi venire a casa mia per un progetto di scienze importantissimo. Tu verrai a casa mia e poi con me fulmini andremo dritti al cinema. Spero che se la berrà, lo sai. Non lo saprà mai. Allora, provaci tu, vieni, entra. Salve, signora. Oh, ma come fate ad essere sempre più giovane? Nico! Oh, ciao Nico. Sa, signora, c'è questo progetto di scienze molto importante. Ed è di gruppo. Jenny mi dovrebbe dare una mano, sa? Potrebbe venire a casa mia? Non se ne parla, Nico. So tutti i compiti che dovete fare da qui alla fine dell'anno. E non c'è nessun progetto di scienze fino al prossimo mese. Perciò mi dispiace, ma non può uscire. Ah, bene. È stato un piacere. Dai, mamma, ti prego, solo questa volta. Non se ne parla. Chiudi la porta e vai a pulire il cortile. E va bene. Ciao, Nico, mi dispiace tanto. Anzi, esco con te, tanto devo andare a pulire il cortile. Beh, sappi che se mai deciderai di scappare da tua madre, io sono qui. Grazie, Nico, buon film. Mi serve davvero un modo per scappare da lei. Scappare, eh? Mamma, ho finito di potare di mettere a posto il cortile. Oh, fantastico, mi serve un'ultima cosa. Mentre faccio la cena, credo ci sia una cosa incastrata sul tetto. Ho bisogno che tu salga e la prenda. Sul tetto? E come ci arrivi? Va bene, ok, non ti preoccupare, lo faccio subito. Magari se faccio tutto quello che mi dice mi lascerà stare per un po'. Allora, mamma mia, queste porte. Allora, qualcosa è incastrato sul tetto. Mamma mia, che ansia stare così tanto in alto. Allora, qua in realtà non vedo nulla. Ma perché questa finestra che cos'è? Scusatemi, ma qua non c'è una stanza, è vuota. E se potessi usarla per sparire da mia madre e non farmi trovare? Oh, ma come ci entro qua dentro? Dai, un modo ci deve essere. Allora, conosco un metodo. Devo solo iniziare a camminare in un modo un po' stranino. E magari riesco a passare per questo muro. Sì! Ce la sto facendo, cavolo! Dai, è quasi fatta. Sono nella stanza segreta, non ci posso credere. È anche altissima. Però lì sopra...
c'era più spazio. È perfetto, posso nascondermi qua, raghi, posso fare la mia stanza segreta. Guardatemi un po', bellissimo. Allora, le uniche cose che posso mettere però... allora mi servirà sicuramente qualcosa per dormire. Magari facciamo una tenda. Non dovrebbe vedersi, la piazzerò proprio qui. Ok, perfetto. Poi direi di metterci un bel lettino, almeno mi posso rilassare. E anche questo lo metto qui. Ok, e poi posso passare tutta la mia giornata qui col cibo che mi dovrò portare dalla cucina. E con i miei videogiochi, e mamma non lo saprà mai. Se pensate, qua è anche molto romantico, posso vedere direttamente le stelle quando viene notte. Jenny! Jenny? Dove sei? Stai bene? Ok, prima che lo sappia. Mamma! È tutto ok, è tutto ok. Sono qui, stavo solo cercando per vedere se c'era davvero qualcosa di incastrato. Comunque, non ho trovato nulla. Sarà stato qualche uccello, qualcosa del genere. Ok, sbrighiamoci che la cena è pronta. Sì, va bene. E domani devi andare a scuola. Ah, sì, lo so che devo andare a scuola. Cosa c'entra con la cena? Quindi a nanna presto. Oh, dai, sembra che ho 4 anni. Ah, che cavolo. Sto finendo le superiori. Ehi, Nico, una cosa da dirti incredibile. Sai che cosa ho fatto a casa? Ho creato una stanza segreta dove nascondermi da mia madre. Cosa? Stai scherzando? No, te lo giuro, è fighissima. Allora, credo che ci stiamo in due se vogliamo giocare uno di questi giorni assieme. Tu puoi venire, mia madre non lo sa, giocheremo assieme e passeremo finalmente un bel pomeriggio. Come? Oh mio Dio, è lui. Ho sentito una stanza segreta. Che fai? Non lo fai un party lì? Un party? Ma in realtà è un posto abbastanza piccolo, non so se potrei farci un party. Jenny, non fare la stupida. Te lo sta chiedendo lui. Oh, ok, hai ragione. Sì, lo faccio un party. Che ne dici? Domani sera? Anzi, stasera. Mamma mia. Sapevo che eri la migliore. Oh, grazie. Bene, allora ci vediamo stasera. Nico, secondo te ne parlerà? Forse ne sta già parlando con qualcun altro. Hai sentito? Quella fa un party nella sua base segreta. Ci vieni, no? Ok, devo sbrigarmi e pianificare come fare il party. Beh, comunque ti aiuterò io, tranquilla. Grazie, Nico. Ma non sarà mica qui sopra, vero? All'aperto. Allora, è qua sopra, ma non è all'aperto. Vedi questa stanza qua? C'ha pure una finestra, però non viene usata per niente. Beh, sarà la stanza... cioè, è la mia stanza segreta. È solo che non è fatta per i party, mica l'avevo pensato. Ah. È un po' piccola. Lo so, ma non so che altro fare. Ce l'ho, basteranno dei cioccolatini, delle patatine e poi dalla musica. E qualcosa da bere. Saranno felici, credimi. E poi ci dobbiamo pure cambiare, quelli staranno per arrivare a momenti. Eccoli, ce l'hanno fatta finalmente. Siamo qua ragazzi. Cosa? Che ci fate lì sopra? Siamo qui per il party. Oh, santo cielo, dovete passare da qua, dall'altra parte. Ecco, perfetto. Beh, raghi, io ve l'avevo detto che era un po' stretto, però insomma è un posto segreto, è figo, no? È sballoso, dai. Tutto questo baccano. Jenny? Non sei qua? E se non sei qua, dove cavolo ti sei cacciata? Ma cosa diavolo sto vedendo? Mamma, senti, ti possiamo spiegare, ok? Non è così semplice, è che io mi sentivo in gabbia, non potevo mai fare o invitare amici a casa e quindi io ho trovato un altro modo. Spiegare? Io sto per chiamare la polizia, altro che! Vi faccio arrestare tutti! No, signora, vi prego, non verremo mai più! Ma come, ora fai tutto il fifone? Volevamo solo divertirci, non abbiamo fatto niente, c'era forse solo la musica un po' alta. Oh, mamma, smettila di fare tutte queste storie. Sì, beh, signora, forse state un po' esagerando. Voglio tutti via da qui, adesso! Sparite! Nico, scusami, non lo sapevo. Cioè, lo sapevamo, ma... Ragazzi, scusatemi, ci rivedremo! Ci rivedremo? Col cavolo!
Se continui così non diventerai mai un avvocato. Un avvocato? Ma chi vuole diventare avvocato? Ti ho mai chiesto di diventare avvocato? Non voglio per niente diventare avvocato. Solo perché lo fai tu non significa che devo farlo pure io. Oh, non capisci ancora il meglio per te. Vattene a letto e chiudiamola qui. Sappi che sei in punizione per il resto dell'anno. Il resto dell'anno? Ma è appena quasi finita la scuola. Cioè, inizia l'estate e io sono in punizione. Va bene mamma. Come vuoi tu. Te ne pentirai e come. Non ci resto qui in questa casa. Col cavolo. Chiudiamo le porte. Spegniamo tutte le luci e ora vi faccio vedere qual è il mio vero piano. Non ho intenzione di rimanere in questa casa altri 5 minuti. Impacchetterò i miei vestiti più importanti e stasera noi ce ne andiamo da qua. Altro che stanza nascosta, casa nascosta, non mi deve mai più trovare. Ok, io spero che non se ne accorga veramente. Allora, vediamo qua. È ancora giù? No. Oh, ma che cavolo, ha lasciato pure il frigo aperto. Tanto ci penso sempre io a fare le robe a casa. Se lo merita di starsene un po' da sola. Mi ha usato anziché come figlia, come, non lo so, veramente badante. E questa cosa non si fa. Spero che... Spero di poterla perdonare un giorno. Ma non oggi. Non ci credo, pure mi ha iniziato a piovere. Certo che sono proprio fortunata nella mia vita, eh. E me ne dovrò pure andare a piedi. Meno male che conosco un posto che permette di farsi la propria casa senza averne una. Eccoci, siamo arrivati, sono arrivata. Qua dentro non ci abita nessuno e non ci lavora più nessuno da anni, perché la gente tanto si fa il gas da sola. Quindi dobbiamo trovare un modo per entrare. Mi serve un'auto e mi serve questo quad. Ok, questo giallo qui. Questo mi permette di entrare in tutti i posti nascosti di Berry Avenue. E beh, questa sarà la mia nuova casa segreta. Ok, qua ci metto la mia tenda, proprio come ho fatto nell'altra stanza segreta. E poi il mio lettino. E ho portato anche della spesa da tenere qua, così posso mangiare per il tempo che voglio e farci tutti i party che piacciono a me. Anzi, andrò proprio a invitare i miei amici della scuola stavolta. Sarà anche molto più comodo, la mia stanza segreta è qua e la scuola è proprio di là. Raghi, io non c'ero a scuola, ci siete? Ehi, volevo invitarvi alla mia nuova stanza segreta, ne ho fatto una bellissima, enorme. Tu pensi che di nuovo veniamo a casa tua per farci beccare da tua madre? Non se ne parla proprio. No, no, c'è un malinteso. Mia madre non c'è più. Ho una mia casa da un'altra parte. Senti, stavamo con te solo per vedere la nuova stanza segreta. Perché va di moda? Poco ci frega. Ma io pensavo che voi, cioè, foste diventati miei amici. Ci siamo divertiti. No, né ora né mai. Che figata, vero, farci arrestare. Ci si vede, sfigatella. Ehi! Nico, almeno tu mi spieghi cosa hai fatto, Jenny? Tua madre è disperata. Ha chiamato alla scuola e tu non c'eri perché non sei venuta. Ha chiamato a mia mamma e io non sapevo dove eri. È da ieri che ti cerco. Lo so, non voglio tornare a casa. Anche se lei mi sta cercando, non mi ha lasciato un minuto di libertà. Nico, te ne rendi conto? Potevo semplicemente pulire o studiare per quello che piace a lei. Ho capito, ma che ti passa per la testa? Non voglio tornare a casa, voglio vivere lì, nella mia nuova casa segreta, anche se ho un buco. Perché piuttosto non cerchiamo davvero una soluzione che vada bene a tutti? Lo sai che non le andrà bene niente. E comunque voglio fartela vedere la base, vieni. Secondo me ti piacerà più del solito, guarda che è molto più spaziosa dell'altra. Nico, vieni, si può entrare anche da qui, una di queste due entrate. Insomma, tanto questo posto è abbandonato e ci sarà solo casa mia, no? Vieni, vieni, io a me piace entrare da qua perché è più comodo. Mamma? Jenny! Mamma, che cosa hai in faccia? Ma dove eri finita? È da ieri che ti cerco, ero disperata! Pensavo ti avessero rapita. Beh, sai com'è, se non mi avessi preso il telefono e non l'avessi nascosto, forse avrei potuto avvisarti. Dai, torna a casa, non voglio perderti. Va bene, ma una condizione, voglio che mi tratti come un altro essere umano, non sono la tua schiava, ok? In quella casa ci viviamo tutte e due ed è giusto pulirla in due. E poi non voglio diventare un'avvocatessa, un avvocato, come vuoi chiamarlo lo chiami. Ok, io ho altri sogni diversi dai tuoi. Non sono te da piccola. Sì, sì, hai ragione. E voglio che mi tratti con rispetto. Sappi che se queste cose non le puoi fare, io me ne andrò da casa. Semplicemente per vivere meglio, ok?
Ti voglio bene, però non posso essere trattata così tutti i giorni. Prendo anche sempre 10 a scuola, cioè più di così, che devo fare? Hai ragione, scusami tesoro. Giuro che cercherò di essere una mamma migliore. Però non andartene più da casa così o mi verrà un infarto. Va bene, senti, ci proverò. Ci proverò, va bene. Mi dispiace che le cose siano andate così. Ho intenzione di tornare a casa e spero davvero che le cose cambino. Nico, ti ringrazio per essermi sempre stato accanto. Alla fine ho inseguito degli amici falsi che non mi volevano nemmeno. Ma sono contenta che tu mi sia rimasto a fianco e che sia uno di quegli amici su cui posso contare. Ora, mamma, ti va di fare una festa io, te e Nico a casa? Che ne dici? Giocherai anche tu ai videogiochi? Ma non ci so giocare. E chi se ne frega, imparerai. Però ok, mi sento molto meglio. Vi voglio bene, andiamo a casa.